qui abbiamo quasi finito e sta iniziando a piovere. Run. Senti l'acqua che arriva? La senti? 5:20, dovrei star per partire, mi sono svegliata già alle 3 del mattino, non so per quale motivo, forse ero in ansia. Però nonostante questo, ecco, tutto a posto, sono ben pronta, sveglia e pronta, quindi ci siamo. Il tempo non è dei migliori, nel senso che è nuvoloso. Però nonostante questo abbiamo deciso di provarci lo stesso, perché fino alle 9 dice che non piove, l'aeronautica. Quindi ci fidiamo dell'aeronautica e proviamo a restaurare l'opera di street art di Ake 76. Quindi fatele in bocca al lupo per me. Vi presento la Ciuschi. Yo! Allora non ci si vede un cavolo, però va bene, accontentatevi. Sono le molto presto del mattino e mezzo, esatto. Tipo le 6. Esatto. Il nostro senso dell'umorismo è molto scarso. Molto. Stiamo andando davanti a una lapide, dove già c'è qualcuno in vocazione. Ecco. Cercare di riprendere la lapide. Poi tra l'altro noi siamo venuti adesso perché pensavamo che ci fosse poco rumore. E invece mi rendo conto che comunque c'è rumore e soprattutto non c'è luce, quindi sono le 6 del mattino, quindi c'è molto sonno, quindi c'è tutto e niente. Ciao, presentiamo Matteo. Vi presento Matteo Piselli. Lui si descrive come una persona ibrido digitale, cioè qualcuno che è alla ricerca dell'equilibrio tra l'analogico e il digitale. Oltre a questo è un marketing manager e ideatore dell'app Street Art Umbria, che permette di vedere opere di street art localizzate in giro ovviamente per l'Umbria. Le descrive e descrive ovviamente anche gli artisti. Sarà con lui che successivamente faremo l'intervista. Eccoci qua. Questa è l'opera da restaurare e quindi vediamo un po' come viene. Per chi non lo sapesse, siamo a Fontivegge, ovvero la stazione di Perugia. Noi siamo arrivate qui alle 6 circa perché pensavamo di non avere rumori di alcun tipo. L'abbiamo fatto di sabato pensando che ci fosse meno traffico e invece no, assolutamente no. Purtroppo ci sono stati vari rumori di sottofondo che hanno un po' disturbato l'intervista, però non vi lasciate abbattere dai rumori che sentirete. E soprattutto se ci riuscite, arrivate fino all'ultimo perché ne vale davvero la pena. A questo punto possiamo partire con l'intervista vera e propria a Matteo Piselli. H77 a Perugia ha realizzato due opere. Una è questa, l'altra si trova in centro, a metà via di Priori. Questa invece, durante l'evento realizzato in Fimo Umbro, è stata una sorta di sorpresa, un'idea mia. Io gli ho detto, prima di andare all'evento, vorrei che realizzassi in segreto quest'opera alla stazione di Perugia, così che noi arriviamo all'evento e già presentiamo una cosa che nessuno conosce. In anteprima per tutti gli spettatori abbiamo mostrato questo nuovo lavoro, molto bello tra l'altro, realizzato in tempi incredibilmente brevi, con una bravura inaspettata, e nel giro di un'ora e mezzo tirando fuori questo, che è una delle opere che amo di più a Perugia, anche perché tutto sommato è un'idea mia. Certo, è nata non nell'opera, perché la scelta è stata dell'artista. Questa è una cosa molto importante della street art in generale. In generale un'opera di street art, a mio parere, deve essere totalmente libera, o almeno tendere alla libertà. La libertà è nella scelta del luogo, nella scelta del soggetto, della tecnica, eccetera, eccetera. Ora, in questo caso, diciamo che la scelta del luogo l'ho fatta io, quindi non ho lasciato totalmente libero l'artista. Però diciamo che tutto il resto rientra nei canoni della street art classica, quindi massima libertà di espressione. Questo è il punto fondamentale. Poi che è successo? È stata imbrattata, come vedete, e quindi l'idea è quella di restaurarla. Ora, non tutti sono d'accordo su questo tipo d'approccio. Un artista, una volta, Omino 71, c'è una sua opera con Pasolini vestito da Capitan America, molto bella, a Roma, che si stava degradando. Una signora di sua spontanea volontà è arrivata con il pennello e ha iniziato a restaurarla. Ho scritto all'artista e gli ho detto, sei contento di questa cosa? L'hai autorizzato tu? E lui mi ha detto, assolutamente no. Un'opera quando è in strada è della strada, quindi quello che succede, che sia vento, pioggia, qualunque cosa, fa parte del percorso artistico dell'opera.
Tuttavia in questo caso si tratta praticamente di vandalismo, quindi non è a mio parere l'intervento della natura, dello smog o della città, è proprio un intervento voluto, quindi sì. Questo cambia un pochino le cose, anche secondo me. E cambiando le cose siamo qui per riportarla alla sua originale bellezza. Io poi volevo parlare anche dell'applicazione Street Art Umbra, se ne vuoi parlare, di che cosa si tratta, qual è l'obiettivo? Allora, Street Art Umbra è un progetto che nasce per geolocalizzare e mappare le opere di street art in Umbria, le opere significative. Un'opera significativa è un'opera che ha la connotazione di opera, non solamente di scritta, non solamente di anche ancorché ben eseguita, ma che abbia un contesto unico, cioè che io riesca a riconoscerla in quanto unica, da sola, okay? Questa per me è un'opera. Poi la bellezza, che sia bella o brutta, è un aspetto totalmente soggettivo e non mi riguarda. A me non riguarda se è bella o brutta. Io documento. All'inizio sono andato in giro per l'Italia, soprattutto il centro Italia, diciamo Roma, Ancona, ok? Per cercare e per vedere e fotografare le opere di street art. E ho iniziato a girare e non le trovavo. Cioè, pur avendo l'indirizzo, pur avendo le indicazioni, ho avuto sempre tanta difficoltà a trovare le opere. Ho detto, ma perché non mapparle? Qualcuno aveva già realizzato le mappe, la mappa non era sufficiente. Io volevo uno strumento che guidasse l'utente di fronte all'opera, non solo una mappa, ma un'applicazione che una volta scelto l'artista, una volta scelta l'opera, mi portasse proprio di fronte a essa. E quindi l'ho realizzata, Street Art Umbra. Poi, chiaramente, partendo da questo, ho inserito anche altre informazioni, cioè chiaramente una persona che arriva qua e trova l'opera di arte 77 viene guidato dall'app anche all'altra opera di arte 77, cioè racconta un po' la storia dell'artista, mostra quali sono i suoi collegamenti online e poi tutte le opere che in Umbria ha realizzato e anche se sono state realizzate in collaborazione, quindi se quest'opera fosse stata realizzata da due persone avrebbe due artisti e ognuno dei due artisti collegato alle proprie opere e quelle viste, quindi è tutto un miscuglio di percorsi che però permette fondamentalmente di conoscere, cioè conoscere tutte centinaia di opere che sono caricate permette di avere un quadro abbastanza vasto della nostra regione. Tutto sempre gratuitamente perché non è, lo scopo non è economico, è evidente. Come l'hanno presa gli artisti? Cioè gli artisti sono stati tutti favorevoli anche all'applicazione oppure anche in quel caso come per il restauro c'è qualcuno che la vede in maniera diversa? Cioè è stato positivo o negativo? All'inizio gli artisti mi hanno guardato con diffidenza, molti. Poi piano piano l'ho conosciuti. Conoscendoli e partecipando insieme a loro si è creato un bel gruppo. Oggi quello che succede è che l'artista quando fa un'opera nuova mi chiama, sempre. Mi avverto, mi dice guarda c'è un'opera nuova, la voglio aggiungere all'app. E quindi la collaborazione con gli artisti locali è totale. Quelli di fuori che vengono a fare opere qui, commissioni o altro, tutto sommato anche come archi, non tutti, non per forza, però diciamo che il 90% sono collaborativi. Okay, quindi inizialmente un po' di diffidenza, ma poi quel passare del tempo... conoscevano. Certo. Poi hanno visto che effettivamente non c'era da parte mia uno scopo di lucro, ma solamente divulgativo, l'hanno capito e quindi sono stati favorevoli. Anzi, io se posso li aiuto a trovare dei lavori, perché non è questo il mio lavoro. Io mi occupo di comunicazione, faccio un altro lavoro. Ho messo la comunicazione al servizio della street art. Qual è, diciamo, il tuo background? Allora, io nasco in Forlì, però tanti anni fa, prima del 2000, ben prima del 2000. L'evoluzione che ha portato il mondo analogico verso quello digitale mi ha suggerito un nome, che è Ibrido Digitale, che è il mio nickname, della persona che è a cavallo fra i due mondi, cioè che ha avuto un'infanzia, un'educazione, una formazione analogica che poi si è trasformata in digitale. Molti li chiamano immigrati digitali, ma immigrati secondo me non è corretto, almeno nel mio caso. L'immigrato digitale subisce questo cambiamento, quindi l'immigrato digitale si trova all'interno di questo percorso. L'ibrido digitale invece lo vive, è una cosa molto diversa, cioè cerca di adeguarsi e sfruttare tutte le opportunità che vengono date dal passaggio, ma anche dai retaggi culturali del passato, quindi il mondo analogico resta
comunque significativo e importante nello sviluppo. Questo è il libro digitale, quindi io non sono l'unico libro digitale, faccio parte di una categoria. Questo piano piano mi ha portato nel mondo della comunicazione, prima come curioso, poi come professionista. E quindi da circa 10 anni mi occupo di comunicazione a tutti i livelli, dai siti web, al web marketing, ai social network, eccetera, e ne faccio il lavoro, questo è il mio lavoro, faccio questo, informazione su questi temi. La scoperta sia a livello nazionale che a livello locale, qual è la cultura che c'è dietro, qual è la storia, il background che poi porta a poter dipingere per strada? È una domanda abbastanza complessa e ha radice nel passato. La street art nasce con il writing, comunque con i primi tag, diciamo alla fine degli anni 60 negli Stati Uniti, ok? Lì diciamo che alcune persone che vivevano il mondo urbano in maniera molto vivace, cosa che qui evidentemente per ragioni nostre locali, qui non c'è un contesto urbano come quello che puoi trovare nelle città americane degli anni 60. In quel contesto urbano le persone hanno iniziato a cercare uno spazio da riempire con i loro tag, quindi hanno iniziato a inserire i loro tag, che sarebbero i loro soprannomi, attraverso spray, per sotto certi aspetti riprendersi il proprio territorio, cioè hanno utilizzato questo strumento per riprendere il territorio che era stato in qualche modo o abbandonato o usurpato, se vogliamo. I tag a un certo punto sono diventati writing. Il writing è stata un'evoluzione che ha portato diciamo una parte decorativa all'interno dei tag, okay? Io sono venuto a conoscenza di questo mondo all'inizio degli anni 80. All'inizio degli anni 80 l'Italia è stata invasa dalla cultura hip hop. I film principali sono stati ad esempio Beat Street, che ci ha fatto conoscere la realtà di New York, dove writing, breakdance e rap erano mescolati insieme in una nuova cultura, al tempo era una subcultura, una cultura che ha invaso prepotentemente l'Italia. Io ne ho fatto subito parte lato breakdance al tempo, quando avevo 15 anni più o meno, era l'83. Questa cosa non la sapevo. L'84 ero un provetto ballerino di breakdance, però appartenendo a quel mondo chiaramente ho visto anche l'altro, quello relativo al writing al tempo, che non era ancora street art, e al rap. Poi gli anni sono passati, ok, perché quella moda in Italia è passata, però nel mondo e soprattutto negli Stati Uniti è andata avanti. Che cosa è successo? Qual è stato il salto? All'inizio il writing veniva fatto sui treni, ma c'è una ragione, il treno si muove e quindi il writer, per mandare il proprio messaggio al di fuori del proprio quartiere, utilizzava il treno alla metropolitana e spostandosi portava con sé il messaggio. Questa pratica è stata portata in tutto il mondo e piano piano il writing, che andava sempre più verso la street art, inserendo diciamo non solo le lettering, quindi lettere, ma anche i primi disegni, i primi volti, i primi fumetti, stava andando verso una nuova dimensione. A fine anni 90 è arrivato internet e questo ha fatto riesplodere completamente e in maniera stravolgente il mondo della street art. E che cosa è successo? Qui c'è stato lo scambio culturale. Se prima tutto quello che andava a colorare i muri veniva dalla strada, quindi dal tag, poi il writing, poi i muri, gli artisti accademici come te hanno capito che il muro era un luogo dove poter esprimersi e pur non partendo dalla strada, ma partendo dall'alto dell'accademia, sono scesi nelle strade. Quindi si è creato un duplice fenomeno, quello della street art proveniente dal writing e quello della street art proveniente dalle accademie. E si è creata una sorta di competizione per aggiudicarsi i muri. E quindi quello che abbiamo oggi è da un lato il writing, da un lato la street art che viene dal writing e dall'altro quello che io chiamo muralismo. Muralismo è l'opera realizzata su muro, che però non ha la connotazione o non ha tutta la connotazione della street art, perché magari è stata fatta su commissione, perché magari ha una base pubblica, perché magari l'artista non è libero nell'espressione. Quindi è a tutti gli effetti un'opera d'arte su muro,
ma non è street art. È evidente che fra muralismo, street art in un certo tipo e writing c'è un po' d'attrito, c'è un po' d'attrito. C'è un po' d'attrito, non sempre, non per forza. Alcuni artisti non gradiscono, cioè alcuni artisti non fanno tutte queste cose. Cioè il writer magari fa solo writing o fa writing in parte di street art. L'artista che fa muralismo fa solo muralismo e non fa writing. Cioè è un mondo complesso di persone che fanno cose diverse sullo stesso luogo. Il contesto umbro è particolare. È particolare perché all'inizio degli anni 10 c'è stata un'ondata di street artist di altissimo livello in Italia e l'Umbria ne ha fatto parte. Ha fatto parte soprattutto con tre eventi: a Terni Nutrimenti, a Foligno Attack Festival e a Perugia Comma Art City Project. Di cui abbiamo ancora qualche segno, per esempio al Palazzo della Regione, sul lato lungo c'è un'opera di The London Police insieme a Morti e altri. Oppure a San Sisto, il Brecht, il Teatro Brecht, è stato realizzato l'esterno sempre da Morti. Nutrimenti invece si è svolto a Terni e ha portato degli artisti di altissimo livello, tra cui Dem, Erika Icani, cioè artisti che hanno fatto la differenza nella cultura italiana. Sono artisti che hanno collaborato con il grandissimo Blu, che per me Blu oggi è l'artista numero uno al mondo insieme a Banksy, insomma siamo su quel livello. Insieme anche a Itnes hanno portato nella città di Terni, nella città di Foligno, opere che ancora oggi sono lì presenti dopo 10 anni e fanno ancora la differenza, ok? Così come l'opera di The London Police a Perugia. Poi però tutto si è fermato. Cioè quei tre eventi non hanno proseguito. Quelle sono state avanguardie che sono rimaste avanguardie. A parte a Palazzo Collicola on the Wall, il direttore di Museo Illuminato ha portato a Spoleto la street art, l'ha portata all'interno di Palazzo Collicola, museo di arte contemporanea, l'ha portato all'Hotel Arca, che è un vecchio motel Agip che è stato interamente coperto da un'opera di Luca Maleonte e internamente all'interno dell'hotel da David Pompili, Obi Kuberri e altri artisti che hanno realizzato una sorta di museo all'interno dell'albergo, bellissimo da vedere. E poi io aggiungerei anche Orvieto Street Art, che attraverso l'associazione negli anni ha inserito moltissime opere nel tessuto cittadino. L'ultima, ma non meno importante, diciamo iniziativa, è stata realizzata da Arte Cerreta. La Cerreta è un agriturismo che sta a Castiglione del Lago, che ha fatto una sorta di evento nel 2016 mi pare e ha portato oltre 10-15 opere all'interno di Castiglione del Lago sparse, che ancora sono presenti e ottimamente conservate perché le persone del luogo l'hanno gradite molto. Quello che succede oggi è che sono alcuni artisti anche nuovi, locali e anche non locali, che stanno diciamo inserendo alcune nuove opere. C'è stato Millo da poco a Umbertide, come sai, Millo è rilevante a livello nostro, però senza un contesto che le racchiude, e forse questo è anche il bello, è il bello fino a un certo punto, nel senso è il bello, però probabilmente è anche un po' tardi, sarebbe bello riprendere quell'avanguardia e portarla in certi contesti regionali, ci stiamo provando, non nascondo che ci stiamo provando, in certi contesti regionali, anche piccoli, anche se vogliamo di nicchia, che permettano di avere situazioni come quella di Aglielli, come quella di Civitta di Campomarano, come quella della bellissima Acqua Pendente, che è un passo dall'Umbria, non è Umbria purtroppo, però è un paese che è stato interamente decorato da una street art di altissimo livello, muralismo, quello è veramente muralismo, però di altissimo livello. Così che io quando sono andato a visitarla, le persone, quando hanno capito che io ero interessato alle opere, hanno partecipato. E i signori sono scesi, mi hanno offerto il caffè, mi hanno spiegato le opere, cioè c'è una partecipazione popolare alta. Questa cosa io in Umbria l'ho vista solo a Mugnano, il paese dei muri dipinti. Ci sono tanti aspetti oggi legati alla street art moderna.
relativi alle tecnologie, relativi ai social. Quello che è successo è che gli artisti non nati street artist hanno utilizzato i social e i muri. Quindi io artista utilizzo un muro, poi lo metto online per farti vedere la mia opera. Ho usato il muro come una galleria. Questa non è street art, è muralismo, è l'artista che usa così il muro. Però per la persona che passa e vede l'opera, questa non fa alcuna differenza. Ora io andrò a restaurarla. Pensi che all'artista possa dar fastidio se gli abbiamo chiesto il consenso? Non so se questo può essere... Allora, io all'artista ho scritto all'artista. Io gli ho scritto per dovere e non ho ricevuto una risposta. Però, secondo me, ripeto quello che mi ha detto Mino 71 da Roma. L'opera è della strada. Non vedo perché se è consentito a qualcuno di imbrattarla non è consentito a noi restaurarla.